sigillo della Regione ai Carabinieri. Attività delle commissioni. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 18 marzo il Consiglio regionale ha approvato il conferimento del sigillo della Regione 2014 all'Arma dei Carabinieri e una modifica allo statuto dell'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani. In primo piano. Il Consiglio regionale, nella seduta del 18 marzo, ha approvato il conferimento del sigillo della Regione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in occasione del bicentenario di fondazione. L'Assemblea ha deciso in tempi brevi per poter consegnare la massima onorificenza regionale nella data della ricorrenza, il 13 luglio, quando si terranno le più importanti cerimonie di celebrazione. Il Consiglio regionale del Piemonte, su mia proposta, ma la proposta è stata sottoscritta da ben 50 consiglieri regionali, conferito con un atto il sigillo della Regione Piemonte all'Arma dei Carabinieri. L'Arma dei Carabinieri è nata qui 200 anni fa con le regge e patenti del luglio 1814, è nata qui la prima scuola allievi, la Cernaia, 150 anni fa. Abbiamo voluto dare quindi un riconoscimento attraverso la storia a quello che i carabinieri rappresentano per il paese e per il Piemonte, ma anche un riconoscimento a tutti i singoli carabinieri di ogni ordine e grado che lavorano ogni giorno per la nostra sicurezza e per il mantenimento di valori importanti. Quindi nel luglio di quest'anno, quando ci sarà questa grande cerimonia a Torino, la Regione consegnerà questo premio, questo riconoscimento meritatissimo. La Commissione Sanità a maggioranza ha espresso parere preventivo favorevole alla proposta di delibera della Giunta in merito al riordino della funzione acquisti delle aziende sanitarie. Il documento prevede tra l'altro l'istituzione di un tavolo di coordinamento sovrazionale e di un tavolo di coordinamento regionale per risparmiare sui costi delle procedure, attivare economie di scala e standardizzare le forniture sull'intero territorio piemontese.